ciao, ciao, amici ciao, come va? È tutto ok? O qualcosa non va? Ciao, ciao, è tutto ok? E se ci troviamo a casa, perché abbiamo cantato? Cinque puntate già belle ci ha fatto filmare. Per cinque giovedì siamo sempre cari. Ma stanno tanta problema, non ci voglio cantare. No, non si può cantare. E se fosse vivo il grande Mario Vero, non lo potevo ospitare. Cortiello con cortiello non ne potevo cantare. Oh, caracciarata. No, 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 meglio, meglio non ne parlare. No, no, no. E guapparia che se l'aveva dedicata. No, non si può cantare. Che ne sarà di quando arrasate che fui a Caia là. Io vi consiglio di guardare bella TV. Non posso bere la dusso e beautiful. Santa padrona mia, mi ti chiamano tu. No, non so cantare. E tu cara Mary Antonella e Frank Sonny, ma chi può presentare? Non si può salutare però può telefonare 095 87 39 658. E questo nostro amore gli va già dedicato. Speriamo che la sigla noi la potremmo cantare. Buonasera a tutti. Non si può cantare. Non si può cantare. Hai ragione Gianni. Ok. Non si può cantare. Benvenuti alla prima puntata di Viaggiando nella Musica. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera a tutti. Franco. Franco, Franco, che dire? Cominciare con una sigla del genere. Con una sigla del genere è un ospite come Gianni Vezzosi. È il massimo, Andrea. È il massimo. Non si può cantare. Meglio di così non si poteva cominciare. Non si può cantare. Non si può cantare. Abbiamo capito. E oggi è cambiato il sistema. È cambiata la musica. E allora che si fa? Niente, non si fa niente. Salutiamo. Scusa, perdonami. Ma se qui non avevamo il grande maestro Merola. No, non lo potevamo ospitare. come si doveva fare? Può essere, può. Oggi la musica vive dei sogni strani, oggi la musica è un po' cantata, però che ben venga, basta che si fa bene, basta che si fa bene. Noi abbiamo tanti ospiti oggi, innanzitutto voglio anche ringraziare Franco. Grazie, è un onore per me. Andrea Natale, voglio ringraziare Bella TV, tutta Bella TV, tutto lo staff, tutto. Io e Franco ti volevamo ringraziare per questo regalo di sigla che ci hai fatto. Bello, veramente. Non fa niente. Io saluto e mando un bacione Bella TV e Bella Radio alla famiglia Spartà. Un bacio grande. Oh, qui siamo a casa nostra. Siamo già saluti. Ce ne siamo andati. Bella allora. Radio, Bella TV. No, non ancora. Io ti annuncio una cosa importante. Che noi, a parte te che sei un grandissimo artista, oggi avremo in scaletta un artista che canterà per primo, sarà un artista straordinario. Ma sicuramente tutti gli ospiti che verranno qua saranno straordinari. Tutti straordinari. No, Gianni. O cantano. Tutti straordinari, ma questo è di più. Perché sta iniziando adesso. Dobbiamo aiutarlo. È anche molto bravo. Poi lo sentirai dopo. Franco, come va? Tutto bene. Sì, tutto bene Gianni, sono molto emozionato, moltissima gente capirà che è la prima volta che sono
ripreso da telecamere in televisione. Nemo Bazzucca, e per cui Nemo io Bazzucca. Non farò niente, praticamente sarà Andrea e Gianni, tu. Gianni, dacci 2 minuti. E poi non direi. No, no, non è questione di minuti. Al volo. Non è questione di minuti. È tutto da scoprire, lui è tutto da scoprire. E ora vediamo, ora vediamo. Speriamo di poterci divertire noi e far divertire la gente di casa. Vorrei subito ringraziare, questo lo devo fare, tutti gli sponsor che hanno creduto a questo progetto. Ovviamente. Non è una trasmissione, questo è un progetto musicale. Voi avete inventato un progetto. È un progetto musicale, sì, sì. Direttamente un progetto avete inventato. Sì, va bene, dai. Siamo onorati. Va bene, va bene, va bene. Fate fare un saluto solo a un artista, amico mio, che ci tiene tantissimo. Certo. Volevo solo salutare il grande, perché ha bisogno di sostegno, il nostro carissimo amico artista Pino Rosselli, che voglio mandare un bacio a lui, tutto il ciao Pino, mi associo ai saluti. Ciao Pino, e volevo anche annunciare una cosa a parte sua. Lui dice: mando un bacio a tutta Bella TV, tutti quanti. Volevo annunciare che Pino a breve uscirà una grande canzone, una grande figlia d'estate, un bel brano inciso con un grande napoletano, proprio andato a Napoli a incidere questa canzone insieme al grande Tony Marciano. Un grande applauso a Tony Marciano e grande Pino, che ha voluto registrare questa cosa proprio a Napoli. Grande, bravo Pinuccio, bravo. Ciao Tony, va bene. Ciao. Niente, a questo punto io direi di iniziare a far cantare, dai. Allora io direi di presentare proprio quell'ospite. Ma che dov'è l'ospite? Menzionato poco fa. Non è ancora pronto però. Ma io credo che si sta non preparando. Non è pronto. Si deve preparare. Si deve preparare, dovresti iniziare da. Già ha dato la base. La Milani, Milani, non fare la stupidina. Allora, lui si sta preparando, si prepara, vedrete da casa, ragazzi, si prepara. Un qualcosa di unico, speciale, perché ho sentito. Parliamo d'amore, quando si parla d'amore. Solo amore. Si parla quando d'amore, sì. D'amore. Almeno spero, me lo auguro. Questo ci ha detto. Sì, allora aspetta un attimino, che ora lo chiamiamo. Abbiamo tanti ospiti, poi tra l'altro. Ce ne sono tanti, sì. Allora, quindi, spingiamo. Gianni, l'onore a te. Signore e signori. No, io non so ma come si chiama. Come lo sa? Ma gliel'hai detto? Sì, lo sa. Pippo Lasagna. No, Salvo Lasagna. Scusa, già avevo... Gianni, fai queste gaffe. Lui ci tiene al nome, è preciso. Quindi, signore e signori, a voi. Signore e signori, ecco a voi, viaggiando nella musica, Salvo Lasagna. Vai, Salvo. Buonasera, dammogli un microfono. Buonasera. Eccolo qua. Buonasera. Come va? È la tua prima volta? Perdonami, scusami se te lo chiedo, ma c'è tutto sto sole per avere questi occhiali da sole? Sì. Ognuno fa quello. Il microfono. Ognuno fa quello che vuole. Andiamo subito con le canzoni. Perché è importante. Vuoi salutare qualcuno? Saluto. Ah, basta? Buono. Ok. Un passo avanti. Il brano è pronto, c'è regia? Sì, è pronto. Okay. La canzone che va per cantare. D'amore, parliamo, mi raccomando, vai. D'amore, un brano d'amore. Sì, è una canzone, è Ucacciara. Cosa? Ucacciara. No, Andrea, vieni. Esci. Grazie. Allora l'avete già da chi? Ucacciara. Parliamo d'amore. Ucacciara. Che mi ha detto una canzone d'amore, non lo so, già, bene. Se n'è già andato. Buttatelo con le cento. Se n'è già andato, ragazzi, dai. Ma chi è? Ma sono tutti così. Benissimo. Gli ospiti? No, speriamo di no. Speriamo proprio di no. Sabo Lasagna, non mi sembra. Vabbè, comunque. Direi di iniziare. Iniziamo veramente adesso. Iniziamo veramente. Sì. Il nostro maestro di questa sera, Gianni Vezzosi, con un bellissimo brano, lo faccio annunciare a te. Non lo sai, è pronto. Vai regia, lo conosco. Gianni Vezzosi! Scusami se qualche volta sono anche romantico, se mando fiori come nelle favole, se ho un uomo che scrive per tutta la città. Guardami, non ti nascondere, non ti confondere, non diventare rossa ad ogni ti amo mio, se quello che io provo lo faccio sapere. Perché se tu
che me la voglio sai, non ci sono tanto tu, non chiedo di più, no. E allora mettete con me, ma quando tu ancora che sto scelgando, la vanno a aspettare. Se sa morendo, se mi sa da guerra, lotto contro di me. Con tutta forza che tengo combatto per avere te. Non si può soffrire per amore, sa che non si può. Non hanno firmato di recita, che se la storia dolce sanno l'orità. Perché sei tu, perché sei tu, che lo che voglio sai, quasi sono tanto tu, che lo che voglio sei soltanto tu. Non chiedo di più. Allora mettete con me, ma quando tu ancora che sto scemicando, ti abbandono a aspettare. Se sta morendo, se mi sono venne, lotto contro di me. Con tutta forza che tengo combatto per avere te. Stiamo parlando, bravo. Di cosa si parla qua? Qua si parla del 2002-2003. Tante storie. Un bacio all'etichetta discografica, quell'ora, se non mi sbaglio doveva essere, Sei a musica, che salutiamo, questo brano, certo, mettete con me. Grande brano. Bellissimo. L'ha scritta, sempre io. Perdonami, in questo album... una più bella dell'altra. Tante storie, tu ti ricordi? Sì, c'è anche la canzone. Non le c'è anche questo, un grande album. Bello, veramente. Signor Tonio Lasagna, come si chiama? Stavo aspettando. Se ne è andato. Volevo una foto con te. Ma ce l'ha solo coppa forte. Ma no, io non l'ho visto, già non ho tempo. No, io l'ho visto, stavo aspettando a lui. Si deve fare la foto con lui. Sì, la foto con me. Bene. Allora, noi abbiamo in questo programma anche le telefonate, se non sbaglio, vero? Abbiamo le telefonate. C'è il numero. Come hai annunciato anche nella sigla tu? Il numero è 095 873 Passione della sei. È pronta, vero? 5. E dopo si farà probabilmente qualcosa di classico. Va bene, questo è il numero dove potete fare le vostre dediche. Anche con che si fa? Franco sta fremendo. Franco vuole cantare. Facciamo cantare. Tra l'altro un brano che hai scritto tu per lui. Allo, alla Michiu. Pronto? Alla Michiu, buonasera. Pronto? Pronto? Devi seguirci solo dalla televisione. Dal telefono. Scusami, chiudi la televisione.
Pronto? Gianni, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera a voi. Buonasera. Ah, ma bless, però, ascolta al telefono, non in TV. Sì, 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 a posto. Allora. Innanzitutto buonasera a tutti. Buonasera. Da dove ci chiama? Da Agrigento chiamo. Ah, ci vuole un tempo, mamma mia. Buonasera Agrigento, buonasera a tutti gli amici di Agrigento. Francesco Glorioso mi chiamo, Gianni. Oh, Ciccio Potter. Come stai? Un bacio a te e tutta la tua bella famiglia, E altrettanto a te e la tua famiglia. Dai, ora chiude e poi risentiamo, dai, forza. Va bene, una bella. Ciao, Ciccio, ti voglio bene, un suo bacio a te e famiglia, dai. Un bacio, ciao Gianni. È un grandissimo amico, io, ciao. Lui chiama da Agrigento, ma lui è di Trabia, in provincia di Palermo, sì. Okay. Salutiamo la famiglia, salutiamo caramente i suoi bambini. Dove viene Cassafrie? Ma dove state andando? Mi lasciate solo. Si presenta da solo. Pronto? Pronto. Pronto, hai tornato. Buonasera, sono Maria di Bagheria. Sempre quello di... Chi parla? Bagheria. Sono Maria di Bagheria. Tu sei Maria di Bagheria, Maria? Sì, la mia sì, Maria, sì. La mia Veluna. Volevo ricordarti che i fan siamo tutti uguali, Gianni. Lo so, infatti io ti voglio un po' di bene di più a te, sei un po' particolare. Ma tu non lo devi dire questo. Non è vero perché abbiamo chiesto un video per Loredana e non è stato fatto per il comprato. Mi ha chiesto un video e non te l'ho fatto. Dammi uno schiaffo. No, dammi uno schiaffo. Schiaffo non te lo do, però te lo volevo dire, visto che sto chiamando. Sì, ma hai fatto, non te l'ho fatto e vuol dire che non lo potevo fare, sicuramente. Va bene. E poi non lo sapevo nemmeno. Hai chiamato per improverarmi, dai, chiudiamo sta chiamata. Ciao Maria. No, la no, prossima, non ho chiamato per la prossima chiamata. Ho chiamato per dirtelo, ciao. No, chiamano anche per l'improvvisato, state attenti alle telefonate, sono per... Vi ricordo che uno di telefonate, dico, oh, ma quando mi sono stato? Quando mi sono posso arrivare? No, ma ieri non sei venuto che avevamo un appuntamento, ma certo. Un saluto a Fiamma Giappone e tutta la famiglia Zerbo, certo. Che voi non mando un grosso bacio. Sta friendo. No. Sì, siamo pronti con Franca Cardi, siamo pronti? Tra l'altro che andrà un brano che tu hai scritto per me. Ah, è un brano che io... È come se cantassi tu allora, se sono tutti tuoi, i brani tuoi, tu che canti. Io ti sto preparando, sì, io ti sto preparando Gianni, tutto il CD. Perfetto, ecco. È un brano che ha scritto Gianni. Che io... Qual è? È dedicato a mia figlia, è stato fatto in occasione del matrimonio di mia figlia. Stupido bianco da lontana. Vai. Comunque... E mo che avessa di, mo che si tu che fai gagnare a me. Proprio oggi sotto braccio insieme a te, a chi è sposato leggerato sì. E mo che avessa di, ma che sono io papà che sono sede, ma giuro sono felice con mamma, perché sta figlia mia vede sposa. Oggi è arrivata e ti è sposata già, che bella figlia mia amore papà, non mi fa paura di vantare, tu hai fatto via che a me pure a mamma, se mi vendendo a te volimo bene, qualche sapevo che ma succede. Lo bianco come un parame, ma tutti i giorni tu già da sentire, son io che mo so assai, solo se te, e quando guerra e pace tra me e te.
ma che vincevrò soltanto tu, soltanto tu. Quando lacrime tu, quando voleva diventa mamma, io ti dicevo no, non ti preoccupare, ma in me soffriva peggio di te. Oggi arrivata a te, scusate già, che bella figlia mia, amore papà, non me fatta pura domanda, tu hai fatto via che a me pura mamma, se mi contenta tu vuoi mandare, perché sapevo che doveva succedere, stavamo bianco te. Tutti i giorni tu ti avvasenti, son io che mo so assai solo se te. E quando la guerra è pace tra me e te, ma chi vince per soltanto tu, soltanto tu. Sto velo bianco da lontana a me, ma tutti i giorni te la fa sentire a papà. Son io che mo so assai geloso di te, e quando guerra e pace tra me te. Ma chi vince per soltanto tu, o cuore papà. E rinnoviamo gli auguri a tua figlia, anche se si è sposata da poco, grazie, comunque grazie a tutti, sì. Da poco si è sposata, da poco, certo. Sposata da poco. Io, da un po' di mese. Io saluterei tutta la famiglia Accardi, alla zio Giovanni un bacione, a tutta la splendida famiglia Accardi, la mia famiglia, saluto i miei nipoti doveroso. Concetta e Alessandro, ciao, che mi stanno seguendo, saluto Mimmo e poi stata saluto mia figlia, mio genero, saluto tutti, tutti i miei amici che sono davanti alla TV, che stanno guardando questa trasmissione, con tanto affetto. Saluto Davide, no, Torre Lasagnola, saluto Davide, il mio amico Davide, Davide, che è sempre con me in tutte le mie vicende, voglio dire. Torre Lasagna, Torre Lasagna. Ai ai ai. Nome bello, d'arte quello è. Bello, nome bello, d'arte Torre Lasagna. Bella. Bella, ti piace Gianni? Bella, bella, bella TV. L'avevamo capito quando. Ma quando l'hai cantata direttamente a tua figlia con l'abito da sposa al matrimonio, come ti sentivi? Come mi sentivo? Non mi sentivo. Le lacrime scendevano da sole. Io l'ho visto. Emozione incredibile. Adesso ancora mi provo un'emozione. Io l'ho visto, sembrava una cipolla. Io l'ho visto. Emozionato davanti a tutta la mia famiglia, è stato. E quando l'ha registrato in sala? E quando l'ha registrato in sala? Come sta? Quando siamo stati sì alla Sea Musica, abbiamo salutiamo Giuseppe Santoro. Ciao Giuseppe Santoro. Ciao Giuseppe. Canti che devi cantare tu adesso. Ma ci provo, vediamo cosa che bravo. Ok. Allora, il brano che vi faccio ascoltare è stato dedicato a Maria. Maria, la ragazza che Maria, tutti gli ascoltatori, tutte le ascoltatrici. E chi più ha ne metta. È una canzone d'amore? Sì. Okay. No, lui ti fa l'amore, eh? Allora, va bene. Okay. Ho cancellato due. No, scherzo. Allora, il brano che vi faccio ascoltare, Ho perso sta per tutti voi. Senza voce, l'amore è una
canzone, ma vicinita ancora. A Isa notte in cielo, e in mezzo a tutte stelle, ci trovano che parla sulle casperanze. Non mi piace, non mi piace assai, ma non ci incontriamo mai in coppa stessa strada. E sento desiderio che si venga sti pensieri, ma come già fai solo una cosa da mia. Ho perso la testa, in coppa sta festa, io ti voglio ricevere annanza a tutto quanto. Ho perso la testa, bella come mia luna, tu so male che mi affoglia solo come vuoi scappare. Guardami dall'occhio, piegge che sto bene, cado ogni pensiero, c'ho sangue in me bene. Questo è vero amore, non è solita storia, io sono disperato, ma ti voglio bene. Non mi piace, non mi piace, non mi piace assai, ma non ci incontriamo mai in coppa stessa strada. E sento desiderio che si venga sti pensieri, ma come già fai solo una cosa da mia. Ho perso la testa, in coppa sta festa, io ti voglio ricevere annanzi a tutto quanto. Ho perso la testa, bella con mia luna, tu sei umano che mi affonde solo come vuoi testa, ma in realtà stavo perdendo anche l'archetto. Gianni, non l'ho persa la testa, era il titolo del brano. Sto cercando la testa. Dov'è? Tu? Questi innamorati che perdono la testa, su, tutti senza testa. I innamorati che perdono la testa sono le coppie che scoppiano. Vero? E sono amori brevi. Come le bombe, boom. Se tu una suora non vuoi farla finire, sì? Non la devi mai iniziare. Beh, benissimo. Dopo questa poesia, signore e signore. Servire, è così, no? È così. Stavo cercando la testa. Scusate. Ho capito. Non l'ho trovato. Abbiamo un altro ospite. Allora, prima di presentare l'altro ospite, io devo ricordare nuovamente i nostri sponsor. È importante. Grazie agli sponsor. Sempre grazie. La Deliziosa, il supermercato Crai, la pizzeria Yo-Yo, Mannuccia Gomme, Cartoon Fantasy, GEC Panineria, Panificio San Giorgio e la pescheria di Lineri. Grazie. Ciao. E allora l'altro ospite. Sono l'anima del programma. Sì, hai ragione. Hanno creduto in questo programma. Speriamo, quella è la prima puntata, speriamo che credono. Forse c'è qualche telefonata, Gianni, per te sempre. Non lo so, pronto? Sicuro. Basta che non mi cerco un uovo sotto le sigarette. Poi, vediamo. Pronto? Sì, pronto. Bonsoir, buonasera. Buonasera. Bonsoir. Buonasera. Bonsoir a voi. Bonsoir. Chi parla? Come? Chi parla? Filippo D'André. Filippo D'André, buonasera. E qua scatta l'applauso. L'applauso. Per un grande fratello mio, nostro, fratello mio, che saluto caramente. Lui dentro la sua intera. Filippo, come stai? Bene, tu? Beh, un po' più chiatto. Però va bene. Ti vedo bene, dai. Grazie Filippo, grazie. Poi quando ci sarà il momento di incontrarci. Vedi un po' tu col tuo lavoro, io col mio, a lontananza sai è come il vento. Però comunque ci possiamo sempre incontrare. Bravo. Come una volta, poi siamo un po' più, abbiamo un po' di cose, è normale. Poi stiamo passando un periodo un po' incasinato, no? Il lavoro, i figli, i nipoti, queste cose. Non è più come una volta,
però il bene che si vuole ad un amico si porta sempre dentro. E io te ne voglio tantissimo, e Filippo. E anch'io. Ti salutiamo, grazie per la tua chiamata. Grazie. Hai visto bacio, con chi una sono? Buona trasmissione. Hai visto con chi sono? Sì, 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 saluto a tutti quanti. Ciao Filippo, bacione. Saluto a te Filippo. Ho perso la testa, Oh, si canta? Ti piace? Ah sì, non è male. È dai. Carina. Chi l'ha scritta? No, questa l'ha scritta Gianni Luna che lo saluta. È un'altra, passiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, chi parla? Sono Salvo. Sei Salvo? Da dove chiami Salvo? Da Catania. Da Catania, benissimo, pareggiamo con Palermo, 2-2. Saluto il grande Gianni Vezzosi. Buonasera. Dici Salvo, qua c'è il maestro Vezzosi, vuoi fare qualche domanda? Hai qualcosa da dire? Andrea Natale? Sì. Sì, buonasera. Dimmi tutto Salvo. Salvo deve ascoltare dal telefono, non dalla dalla TV. Bandiera rossa, pronto? Scusa, è caduta. È caduta la linea. Ci sono le linee intasate e fogne indoppate. Va bene, passiamo in un'altra velocissima e poi passiamo al prossimo ospite, dai. C'è la chiamata. Ancora il Salvo. Telefono. C'è ancora quello. Allora, Salvo? Dovete ascoltare dal telefono, non dalla TV. Sì, 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 a posto. Okay, prego, dimmi tutto. Niente, volevo salutare questi tre grandi. Grazie per artisti. Grazie, grazie. Di età, grande di età. Pensate per voi. Grazie, Salvo. Qualcuno grande di età, Salvo. Grazie comunque. Grazie. Una buona serata. Ciao. Grazie, ciao. Se voi non volete che io arrivo a casa e mi danno le mazzate, mi danno le botte oppure mi fanno entrare. Sì? Fammi salutare mia moglie Monica, e mia Laura e Maurizio, i miei figli. Salutiamo anche noi. Ciao Monica, ciao ragazzi. Pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Bagno mio, Angelo Viglianesi, nonché figlio di Nuccio. Bagno... Angelo, come siamo compagni, bagno mio, una bella canzone, addetemi, il mio ambare Nuccio. Ciao a mio compagno Franco Accatti. A te ti dedico una bomba di sesso, che tu sei una bomba di sesso. Va bene, bagno mio. Un bacio, Angelo Viglianesi. Ciao, alla famiglia Viglianesi. Ciao, famiglia Viglianesi. Ciao, Iacona, una buona serata a te. Passiamo al prossimo ospite. Ospite. È un grande amico mio. Un grande amico mio che si è sposato anche da poco. Allora lui viene da Siracusa. Arriva da Siracusa. Ha già fatto diversi inediti. Tra l'altro. Ha fatto tante cose, abbiamo fatto tanti spettacoli insieme. Tanta carne sulla brace. Solo l'amore non abbiamo fatto con lui. Ma poi abbiamo fatto tutto cosa. Tra l'altro, lui ora ha fatto anche un singolo nuovo che lo presenterà stasera in esclusiva. Davide Cassia. Vieni Davide. Okay. Buonasera. Buonasera, ciao Salvo. Andrea, ciao Franco. Ciao, buonasera a tutti, buonasera. Che onore essere presentato dal maestro Gianni Vezzosi. Grazie, Franco e ad Andrea Natale, è un piacere. Grazie. Sai che oggi l'albero di Natale? Sì. L'albero di Natale, ci sono. Andrea Natale, Andrea, se fosse. Andrea Natale. Oggi sbirciando tramite i video cose, ho trovato un brano insieme che cantavamo proprio di Gianni. Hai lasciato una voglia tremenda nel cuore. Hai lasciato soffrire per te questo cuore. Era questa? Bravo. L'ho fatta alla Villa Lerchino. Esatto, ma non era difficile, non era difficile questo da indovinare. Adesso invece cosa fai? Cosa adesso facciamo un brano dedicato alla mia piccola Diletta. Bellissimo. Diletta tu. Che mando un grosso bacio. Sì, un bacio a mia moglie, a mia famiglia. Agli amici di Siracusa. Allora perdonate, siccome i miei valigi sono pronti, mi devo associare anch'io. Saluto alla mia famiglia, un bacio a mia moglie e a mia figlia Martina. Ah, ma tu sei sposato? Tu sei già sposato. E dove la fede? Ma io ti ho fatto la fede. Lo dovevi fare da prima. Ho fatto conoscere anche mia figlia. Vai, facciamo dopo i saluti. Sì, facciamo. Andiamo col brano. Thank you.
già aspettato, finalmente mi arrivato, che lo giorno che ho sempre immaginato. Fu tua mamma che una sera mi chiamava e mi riuscito, 9 mesi e tu diventerai papà. A chi lo giorno mi è cagnata vita mia, già mi immaginava chi mi assomigliava. Ma che sei tu, io la vita non desidero più niente, sai perché? Si materializza i suoni desideri dosi per me. Il loro Gesù l'intasso temporale, si perfetto e si speciale, per papà da più carnale, solo per te. Io combatto sempre, non mi stanco mai, soltanto tu. Non sorriso, ma mi sei fatto più bello prima da me. Giuro che ho pensato già ti immaginavo, solo tu lo so bene che non muore mai, non muore mai. Il 14 dicembre, come faccio a me scordare, come sei bello, tu sei gioia mamma e papà. Sai che forte l'emozione, mentre mi canto sta canzone, mentre l'anima mi infondo ne parole. Diletta tu ti chiamerai e ringrazio a Dio, tu sei la luce che mi illumina sta vita. Ma sai tu, nella vita non desidero più niente, sai perché? Si materializza i suoni desideri dosi per me. Il loro Gesù l'intasso temporale, si perfetto e si speciale, per papà da più carnale, solo per te. Io combatto sempre, non mi stanco mai, soltanto tu. Non sorriso, ma mi sei fatto più bello prima da me. Giuro che pensiero già ti immaginavo, solo tu lo so bene che non muore mai, non muore te. Io combatto sempre, non mi stanco mai, soltanto tu. Non sorriso, ma mi sei fatto più bello prima da me. Giuro che pensiero già ti immaginavo, solo tu lo so bene che non muore mai, non muore mai. Davide Cassia. Allora Davide, ascoltami. Sì, dimmi tutto. Innanzitutto il titolo di questo brano era? Il titolo è Diletta tu, il nome Diletta di mia figlia. Tu, Diletta tu, perfetto. Dopo ci presenterai altri due brani. Sì, dopo presenteremo un brano Ci manchi mamma e poi il brano tanto atteso O Principe, dedicata ad Andrea, il figlio di mio cugino Alessio, che mando i saluti che sono a casa, tutta la famiglia Cassia, Fisicale, che mi stanno ascoltando, tutti i miei amici di Siracusa. Ma salutiamo e tutta Siracusa e tutti i miei fans, ragazzi, che mi seguono. Un bacio a tutti, dimmi tu. Ti ringrazio, ci vediamo noi dopo. Ci vediamo dopo. Grazie Daviduccio. Allora, a dove sta Pezzosi? Pezzosi, che ne so, era qua. Se ne andà. Allora, abbiamo tutto il pacco pronto, qua. Non c'è Gianni. E allora, Franco, siamo pronti per sistemare, per fare dei saluti. Intanto dobbiamo salutare il piccolo Maurizio Foti e il papà. Poi abbiamo Angela Stella e Chiara Catania di Adrano. Perfetto. Poi l'amico Francesco Del Pigno e Antonio Cettina. Antonio Cettina. E allora abbiamo... Aspetta Andrea, però io, visto che siamo in tema, sì, di saluti, voglio salutare i ragazzi del supermercato, del mio supermercato, sono come figli per me tutti, anche se ce ne sono quasi della mia età o forse qualcuno anche di più, perché sono dei ragazzi stupendi,
hanno più ansia di me che sono qua oggi. Ma mi dicevano... io li voglio salutare caramente perché sono dei lavoratori, ragazzi, ciao splendidi. A tutti ragazzi, salvo splendidi, Rosaria, splendidi. Mia figlia Enza, mio figlio Giovanni, quella Giuseppe, non è una, Stefano, è una Natale, famiglia, una famiglia tutti, tutti vi saluto tutti. Allora è arrivato il momento di presentare una giovane artista che sta facendo parlare di sé. Lei è molto carina, molto bellina, sai, tutta ha dei brani belli. Allora, la presentiamo insieme? Sì. Lei è la piccola Desideria. Ok, brava Desideria. Sì, buonasera. Ciao, buonasera, ciao, buonasera Desideria. Vieni qua, metti al centro. Sei bellissima. Grazie. Allora, stasera, innanzitutto io voglio salutare tua mamma e tuo papà che sono i tuoi primi fan. I tuoi primi fan in assoluto. Assolutamente. È importantissimo quando i genitori sono fan dei figli, soprattutto quando si ha, diciamo, davanti un percorso un pochino difficile come quello del canto. Allora, Desideria, stasera che brani ci farai ascoltare? Non te scordà e Baila. Vuoi fare qualche saluto in particolare? Sì, allora voglio salutare Turi Lezzi, poi Antonio Palla, tutta la mia famiglia, i miei fan soprattutto, i miei soci, Antonio Palla, tutti quanti. Sì, certo. Sì. Salutiamo tutti, li salutiamo. Allora, i titoli dei brani? Facciamo Non te scordà. Non te scordà, signori e signori, per voi, per Viaggiando nella musica, Desideria. Va bene, vai Desideria. Basta l'occhio, è tutto quello che c'è in me, lo trovo adesso dentro te. Se tocco le tue mani, sento una forte scossa e le vibrazioni che vorrei. Non mi importa del nostro passato, non mi importa con chi tu sei stato. Per me conta quello che stiamo vivendo qui noi. Se potessi fare tutte cose, pure quello che sono sbagliato, perché niente è sbagliato se fatto con sincerità. Ma tu chi sei? Che cosa hai fatto? Non te pensavo se non ci credevo, lo sentimento non è mica peccato, ci teneva sta storia. Va bene, va, se non credi parole che dico. Va bene, va, va, abbraccia chi da già bambulato. Non devo chiederti scusa di niente, perché niente è proprio quello che ho fatto. Cercarmi se ancora penso sì cose di me. Tu mi rubaste l'aria e tutti i sogni che facevo con te, non mi è rimasto niente. Hai chiuso tutto adesso, hai detto fine al nostro amore, credendo sempre a lei. Non mi importo del nostro passato, non mi importo con chi tu sei stato. È importante rifare la faccia adesso con te. Se potessi
tutto quello che ho fatto e non cercarmi se ancora penso sti cose di me. Grazie mille. Passiamo con il mio prossimo brano dal titolo Baila. Dove mi porterai? Io botte, ma metto in the way. È da un po' che ti cercavo, sai. Non ti spiego chi lo camorai. Baila, segui questo ritmo, questo movimento. Lasciati portare dal vento. Baila, non fermarti adesso. Tu che sei diverso, quando va sul giuro. Che voce, brava, bravissima, bravissima. Io credo che il pubblico da casa
Baila, na na na. Sì, si è fatto ballare. Sicuramente. Li hai fatti ballare di sicuro. Grazie, li hai fatti ballare. E allora, Desideria, vogliamo dire qualcosa sui tuoi contatti Facebook, Instagram, su dove ti possono cercare? Sì, se mi vogliono, se mi volete alle vostre feste, chiamare il numero 340-4188-194. E così cercate Desideria. Sì. Desideria, io sono stato veramente contento che tu sei stato qui insieme io. A me e Franco. Sì, sì, anche assolutamente. E che dire, ti aspetto per la prossima puntata, va bene? Certo. Per le prossime puntate. Un bacione a sì, te sì. E a tutta la tua splendida famiglia. Desideria! Una buona serata a tutti. Grazie, grazie, grazie. Franco, e allora? Siamo in questo percorso, in questo cammino, viaggiando nella musica, sì. Già siamo a buon punto, quasi già alla metà. A metà puntata. Più della metà siamo già pronti. Adesso è arrivato il momento nuovamente di lui. Sì, il nostro grande Gianni. Lo chiami tu, lo annunci tu? Signore e signori, è il momento del nostro grande Gianni. Vezzosi. Vezzosi. Brava, brava alla piccolina. Brava, alla brava, brava, brava. Brava e molto carina. Molto brava, 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 molto educata. Brava. Più sciolto, più sciolto. Più sciolto, più sciolto. E certo. Più come ti comporti a casa. È facile parlare no, così. No, no, hai sentito la telefonata. Hai sentito? Ho sentito il messaggio di tua moglie. Più sciolto, più sciolto, più va sciolto. Bene, no? Va bene, più sciolto, ora farò più sciolto, più un sciolto. Po' di pratica, vediamo, dai. Dai, io che non vivo, perché io non vivo più in ultimi tempi, non so, non riesco a vivere. Che c'è? Che c'è? Regia, cosa c'è? Tutto a posto? Ci siamo? No, no. Prendiamo un'altra telefonata, prendiamola, prendiamo dopo un'altra telefonata. Abbiamo una telefonata importante. Vediamo, dopo, vediamo, vediamo. Ascoltiamo. Pronto? Dobbiamo annunciare uno spettacolo. Pronto? Ciao. Con chi parliamo? Ciao. Gianni, mi parla. Ciao, sono Davide. Davide Caruso. Franco mi conosce. Davide, parla dal telefono perché ti sentiamo male. Sì, sto parlando al telefono, comunque Gianni, tu sei un grande, hai fatto una bellissima canzone per... Mi senti? Sì, sì, ti sentiamo, ti sentiamo. Sì, sì. Comunque volevo dire che Gianni, tu sei un grande, hai fatto una canzone bellissima per Franco, per suo figlio. Hai fatto una bellissima canzone. Sai, e volevo dire a Franco che è un ottimo padre. Grazie, ma, è un onore. Ma guarda che prima che bel complimento, essere... È un bel complimento, grazie. Noi gli svegliamo un segreto al nostro amico Davide, sì. Lo svelo un po' a tutti. Prima di essere un buon cantante, devi essere una brava persona, un buon sì, padre, vabbè, questo sì. Un buon marito, un buon figlio, un buon amico, e poi magari sì, ci diventa un buon cantante. Ma prima di essere cantante... Vabbè, quello che hai fatto tu Gianni, io ho 40 anni, quindi io certo. Ho visto tutta la scia della tua carriera, quindi... Potremmo fare un film. ne hai viste e chissà di se poi il mio nuovo manager, perché poi abbiamo anche altre cose da dire, tante cose, però quando finiamo perché adesso dobbiamo cantare, alla fine devo dire alcune cose, alcune novità della mia persona, del mio nome Gianni Vezzosi, belle cose, belle e poi lo diciamo benissimo. Davide, dici che ti stai divertendo da casa, ti salutiamo. Sì, tutti i giovedì, comunque. Tutti i giovedì dalle 21 alle 23, mi raccomando, speriamo che siate in tantissimi. In replica saremo il lunedì, Con una replica il lunedì. Ci sono altre molte sorprese, buona ragazzi, ci sono molte sorprese. Saluto a tutti. Davide. Ah, scusa. Lo dico a te. Ma ti piace questa camicia? Bella, Gianni, bella. Ah? Bella, bella camicia. Usavo quando lo usavo. A cui? A me. Quando? Lo so, perché grazie, sei gentilissimo. Allora, per tutti i ragazzi, per tutto il tuo personale, che saluto caramente, io voglio lo stinco. Mi raccomando, non fate arrabbiare Gianni. Allora, ci siamo. Un saluto a Marco, che mi manda un grosso bacio, e voglio dedicargli anche questa canzone. Io che non vivo. Ok Gianni. Gianni Vezzosi. Un bacio a Giuseppe Romano, ciao fratello, ti voglio bene.
non è facile star diventando una scoppia in fiore. Una mente piena di ricordi quasi può scoppiare. Questo amore grande è come il mare, è un amore che non ha mai fine. Sono vivo solo perché tu ancora provi amore. Tu non sai quando manco scrivere tanto tutti lì. Usa pure chi la bocca in mano facessi capire. Si la vedo in mare di colato, quando parlo mi si blocco l'olio. E che allora è bene da me morto, ma faccio innamorare. Io che non vivo senza te, vivo in ogni tuo ricordo, vado avanti, sai così, passa mano ma sopporto solo. E tu stai facendo lo stesso senza me. Tu mi manca assai, assai, non tu saggi spiegare. O mio vino dovrà essere in te capire. E poi mi sasso che stavo capendo. Guarda di bello. Della vita mia e te lo voglio dire, paradiso che vorrei trovare se dovrei morire. Amo te quanto tu ami Dio, tu sei l'unico pensiero mio, e che la montagna è bene da se diamo con te. Io che non vivo senza te, vivo in ogni tuo ricordo, vado avanti, sai così, passa l'anima sopporto sull'ora, e tu stai facendo lo stesso senza me. Io che non vivo senza te, tu mamma che assai, assai, non tu saggio spiegare. O mio vento di grazie si nega la vita. E poi mi sasso che stavo capendo quanto si bello. Io che non vivo senza te, tu mi manca assai, assai. E poi mi sasso che stavo capendo quando si bello, quando si bello. Io che non vivo. Un saluto a Salvo, ciao Salvo, un bacio a Salvo Ciuderi e al suo piccolino che ieri ha fatto il compleanno. Auguri Salvo Junior, auguri dallo zio Gianni, auguri, auguri. Che? Mi hanno lasciato da solo? Sta pubblicità? Ah! Pronto? Oh oh! Pronto, verissimo. Buonasera. Buonasera Giovanni. Buonasera, sono Lucio. Pronto. Con chi ho il piacere di parlare? Con Lucio, Vaglio Palermo. Lucio, ti mando un grosso bacio, associato anche a mio fratello Domenico Spadaro, che voglio tanto bene. Ciao Domenico, ti amo. Pronto? Allora dimmi Lucio, Lucio da Via Palermo. Sì, il marito di Mela, il papà di Jennifer. Oh! Il cognato di Salvo Nicandro. Bravo. Voglio dire, tu abiti ancora dove io abitavo nel 96-97. Sì. E devo dire anche, devo dare anche un grande saluto a tua figlia. Sì, a Jennifer. Eh? A Jennifer, che ti mando un bacione grande grande. Anch'io, Lucio, ti voglio bene. Andremo a dare,
Dimmi tu, Lucio. Mi ha scritto anche un brano a lei. Lei ci manda tanti saluti, ora è in giro. È in giro, me la saluti. Sì, e se hai bisogno di me sai dove trovarmi, ok? Sì, voglio anche salutare la scuola canto di Agata, sì. Voglio dire, si trova a Lineri, saluto anche sì, Salvatucci. Non mi viene mai un nome di Agata, è una grande partecipata ad Amici, una grande maestra, una grande professionista. Agata Reale, ecco Agata Reale, vi sì, consiglio di andarlo a trovare per chi vuole magari partire delle lezioni per quanto riguarda, andate da Agata Reale, mi raccomando. Ciao Nuccio, un grosso bacio, diamo la prossima la canzone. Per... Facile. La bella canzone. Lì, cioè... abbiamo un'altra telefonata, eh? Quella che aspettavo la dobbiamo dare dopo, quando arriva l'amico nostro. Non è no. Mo cantiamo, okay. Il PG della principessa dedicato a te Nuccio e tua moglie Carmela, eh? Un grosso bacio. Arop, se no facciamo tutti i telefonati. E lo facciamo viaggiando nel telefono. Eh? Vai mister. L'amore è nato a prima vista fui per me di dare un quartiere a dove non conta mai l'età e poi quasi come una magia scomparito e poi mi sei stato cercavi di poter incontrare ma dicevo un giorno chissà se io la rivedrò. Ma tu mi sei stato stendo da giù l'amici. Fu buona compagna tua, aiutata a te potrà. Forse del destino, o forse la fatalità. Il passato soltanto guardare gli occhi tuoi. Per capire che tra noi era nato un vero amore. Tutto da poco l'estate e chi sto cane sarà innamorato c'è te principessa come niente fa voler il tuo principe da vuoi sposa io la ricordo ancora prima mase il pieno estate salato in un mare d'agosto. Non sai mi vuole niente tu spettacolare si fa me non voglio ne vado mi sposa sanno da te perché tu non sai se nada vengo a me e tu perduto da poco l'estate tutti i giorni se non avverrà questa favola è da due anni insieme a noi e non sai che tengo con la necessità si sarà banale ma stesse poter ringraziare parlo di tuo padre e chi non si creva mai. E ricordo da poco l'estate e che sto cane sarà innamorato c'è te principessa come niente fa voler il tuo principe da vuoi sposare io la ricordo ancora prima base estate salato in un mare d'agosto chi studò non sai mi vuole andare tu spettacolare si fa
poco ma stare, potere da tutti i suoni, se vanno a pelare. Un bacio a Giuseppe Romano, ciao Marco, con tutto il cuore, a voi. Io che non vivo. Quanti ricordi. Tanti ricordi belli, ricordi bellissimi. Che succede? Cioè, questo segnale che vuol dire è una cosa brutta, eh? Semmai. Cerca Bella TV ed iscriviti al nostro canale ufficiale. Restate sempre aggiornati. Ogni giorno a qualunque ora. I nostri programmi. Cerca Bella TV. Interviste esclusive. Tutte le nostre interviste. Concerti live. Ed altro ancora. Tutto all'interno del nostro canale YouTube. Tutto. Bella TV, cercaci ed iscriviti. Bentornati. E allora siamo. Oh, c'era il telefono che scoppiava. Abbiamo preso la presa. Ancora, sì, vero? E l'abbiamo buttata. Ma nel senso buono, ovviamente, perché ci dobbiamo dedicare adesso. Si è bloccato il computer. Ma scusa, avendo avvezzosi qui, è normalissimo, dai. Ci fa piacere questo. Allora, adesso c'è un qualcosa di speciale, giusto Franco? Sì, allora. C'è un qualcosa di speciale che mi ero riservato proprio per questa occasione. Devo salutare una persona che nella mia vita è speciale, è un faro e un pilastro, è mio padre. Non l'avevo salutato nella prima parte perché c'era proprio una sorpresa, farò un brano che le appartiene, che ha scritto sempre Gianni per lui. E poi dobbiamo annunciare anche un'altra cosa. Ciao Giovanni! Ciao papà, ti vogliamo bene. Saluto mia madre, i miei fratelli, saluto tutto. Allora, c'è un'altra cosa che vi volevo dire. Io per ogni puntata proporrò dei brani miei scritti da Gianni, però avrei il piacere di fare uno o due brani di classici, proprio canzoni napoletane classiche. Allora Franco, diciamo che ogni puntata tu rappresenterai un pilastro della musica napoletana. Sì, sì Andrea. Questa sì. Sera sarà il grandissimo, l'immenso Mario Merola. Sì, farò qualcosa quindi, di Mario Merola. Quindi ci proverai anche Mario Merola. Io direi di passare subito alla musica. Sì. Il brano, come si intitola quello di papà? Grazie papà, non c'era titolo migliore. La cosa migliore, un bacio. Quello che ha fatto per me. Te fanno più affaticare. Oggi trovo ancora forze per capire ma festeggia. Ovvi, non manca nessuno. Ovvi, non manca nessuno. Stammo tutto attorno a te. Stammo tutto attorno a te. Faccio dire un sorriso mentre invece voglio chiagnare. Grazie papà per tutto quello che hai saputo dare. Grazie papà, ma mai una moda mi ha fatto parlare. E grazie a te sei su tornata ancora a respirare. Che facevo con mamma. Amo pure a te. Sono 70 anni gioia e felicità. E li a sapere se ho fatto più caranna la caccia sta. Grazie papà. Sei figlio e mi sono uno di mamma. Grazie papà, sei vero eccezionale.
femmina sa dire. Sta canzone sai papà è stata scritta per te. Io regalo questi figli non dormivano boffa, ma pensiamo a festeggiare, cerchiamo di mangiare tutte cose, troppa d'ora tu sai papà, tutto quanto a brindare. Grazie papà, per tutto quello che hai saputo dare. Grazie papà, che mai una moda mi ha fatto parlare. E grazie a te, se su tornata ancora respirà. Vicino a me, senti ogni preghiera che facevo con mamma. Auguro a te, so 70 anni gioia e felicità. Sei figlia mi sono uno con mamma. Sei figlia mi sono uno con mamma. Grazie papà. Si ho per eccezionale è l'altra me. Grazie, grazie, grazie. Nanni mi sento, sono Salvatore. Aggiù telefonato, stavo in pensiero. Voglio sapere, e vogliono stanno buoni. Ma stanno tormentando male pensiero. O mia mare sta lontana, quando tiene una famiglia, quando Napoli diventa cartolina. Un demise giorno all'ora, e una smania chiude via, quando si dimmi, vicino a te sta Gennarino. Assunto del fondo, non sta dormendo. Abbracciami la forte, a tutte e due. Dice la papa soia, va bene assai. O mia mara sta lontana, quando tiene una famiglia, quando nava
io divino, quando sento un motivo e una canzone. Da voi non resiste più, domani io treno e me ne torno a Napoli, per stare sempre con voi, con un plassa più. Napoli chiama i figli suoi, una mamma ci sta nei bracci, Napoli è tornata, tornata, Napoli vi chiama, non può morire, non può morire, non può morire. Cioè io dico, non è facile cantare Mario Merola, non è facile cantare un maestro come Mario Merola, ma tu... C'è la passione, Andrea. Ce la fai abbastanza bene. Ancora un applauso, grazie, a Franco. Grazie, Accardi. Grazie a tutti, grazie, grazie. Allora Franco, di là c'è il movimento, c'è Davide Cassia che sta fremendo, dopo lo presenteremo, sta arrivando per tutti i suoi fan. Adesso vi presenterò io due brani, bellissimo, scritti da me. Due brani importanti, belli, uno che è belli. Questo nostro amore, e lo dedico a quegli amori finiti, purtroppo si sa, è un brano a cui tengo moltissimo, dentro il mio cuore, in qualsiasi posto c'è, me manchi assai, dedicata a mio padre, scritta proprio per lui che non c'è più. Canzone bellissima. Dedichiamo tutte le persone volate in cielo, i papà che non ci sono più, tutte quelle persone care, infatti volevo iniziare... Io la dedico a mio suocero, la dedico a mio suocero che era un grande uomo. Allora, mi manchi assai e poi questo nostro amore. Vieni Andrea. Grazie. Grazie, grazie. Sta giovenna che fredda che ci sta, ti penso ogni momento che vuoto dentro me. Il tempo sta passando, due anni senza te, quel 7 di febbraio non mi posso mai scordare. Volessi tornare a non posso fare, 10 anni che sta vita che regalassi a te, e volessi stringere forte in questi bracci, ma non ci stai più tu, si volato insieme con Gesù. Stasera viene a trovare, in questi sogni mia te voglio incontrare, ho voglia di parlare a te, fammi sentire sta voce tua, ho voglia di sapere che non sta male più, chissà se sei felice ora che stai lassù.
se insieme a Franco Franchi stai recitando tu. Ma questa canzone io te voglio dedicare, stai sempre in questo cuore, non ti posso mai scordare. Sta canzone, solo in sta canzone ti saccia parlare, ma saccia spiegare. Quello che sento in da sto cuore è che noi giorno, e che noi giorno non ci arriviamo abbracciati, come tanto tempo fa. Ti voglio bene, papà, ti voglio bene. E allora. Questo era il brano Mi manchi assai. Con questo brano voglio salutare i miei fratelli, mia sorella e mia madre, a quale mando un bacio grande grande, ti voglio bene. E allora, il prossimo brano, Questo nostro amore, vai! Mi fa stare male, trovare una risposta è facile, per te sono diventato un'abitudine, è come un temporale che mi assale, riesce solo a farmi stare male, come una foglia persa nell'immenso, portata lentamente via dal vento, scoprire in fondo che nostro amore, se restassi qui con te sarebbe farci male, e chi si è amato come noi non sarà facile, lo sai, fare finta solo di volerci bene, vorrei poter andare ancora questa sera, quel letto freddo senza il suo calore, l'indifferenza ci fa male ancora. Ma stasera le due strade si dividono per sempre, è la scena di un attore e non reciterà un silenzio che durava già da troppo tempo oramai, resterà solo ricordo che cancellerò, scoprire in fondo che è finito questo nostro amore. Restassi qui con te sarebbe farci male, per chi si è amato come noi non
sarà facile, lo sai, fare finta solo di volerci bene. Vorrei poter andare via lontano senza pensarci ancora questa sera. Quel letto freddo senza il suo calore, l'indifferenza ci fa male ancora. Quel letto freddo senza il suo calore, l'indifferenza ci fa male. Questo nostro amore dedicato al pubblico di Bella bravo Radio Andrea, TV. Bravo Andrea, grazie, bravo Andrea, bravo, bravo. Un brano scritto due da me. Brani, due bei brani, veramente belli. E emozionanti, soprattutto quello di mio padre, sai. Io ho un amico mio che ogni volta che tu canti la canzone di tuo padre mi manda un messaggio e mi dice: mi emoziona la canzone che canta Andrea. È una canzone che comunque è scritta... Si scrivono col cuore, ma questa in particolare ancora di più. Ovviamente. E allora, banda alle ciance, proseguiamo, andiamo avanti. On... Allora, abbiamo qui che sta fremendo, guarda, io già lo vedo, è pronto, Davide Cassia. Vieni Davide. Ari, buonasera. Oh, che dobbiamo fare? Eccoci, pronti siamo? Ci sono qua, sì, sì, pronti. Lui fremeva, pronti. fremeva. Allora, finalmente abbiamo è arrivato il momento di far ascoltare questo singolo. Senta, O Principe. Questo Principe, già eri. O Principe, sì, 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 una bellissima. Già se ne è parlato, e ancora bellissima canzone. Non l'ho sentito ancora, allora, ora vedremo. Ci farai altri due brani. Sì, quindi, adesso O facciamo Principe. Ci manchi mamma, dedicata a mia nonna che ha fatto il compleanno da parte mia e da parte di tutti i nipoti. Sì. Ci manchi mamma e poi abbiamo O Principe. O Principe. Sì, con questi due brani io vado a salutare Simone Gerbaro, un mio grandissimo amico di Siracusa, Mauro Oliva e sempre chi mi sta seguendo. Va bene. E tutti gli telespettatori da casa. Lasciamo un grosso bacio. Sì. E la Davide ha tre figli ed un cima a papà. Io so che ho grosso e tu a me mi hai imparato a cantare. Un mano buono voglio uno ci ha fatto la loro mano. Nato io canno ballo uno se vorrei analizzare. Sporavo io ora casa loro ma se la sposava. Solo lo giuro, lo cigine, potuto mannare. Coppa la lattare, moririo, ma già mi sa pregare. Tenga sti padre confini, e te va di a poco mamma. Tutto salutare, sagliessi imparare senza avvisare. Con esso che creduto pure pote abbracciare, allora nonna non ci può mancare. Pote fa tornare, più regala sta vita, cose proprietà, occhi tutti si trova, cose muovi in alta fama, prima la ricolinta poveretta. Ma c'è scorottata Natale che la festa ogni giorno con te, dicevo sempre meglio ancora tra te, chi ti può bene che me, ti posso ingannare. Non c'è malato, non scappa
Allora nonna non ci può mancare. Vuoi fa tornare, io regalo la venita, cose proprietà. Occhi tutti sti cose, ma se vuoi che non ci fa. Prima la ricolinta, poveretta. Ma c'è scordata, le parole delle. Prima la festa, ogni giorno, per tutti i miei. Ci siamo? Ci siamo, ok. Adesso passiamo finalmente al prossimo brano, O Principe. Che gioia che mi dà da Sangiolino, suo creatorello mio è troppo bello. Io ti ringrazio Dio per sto regalo, ma sono più felice, sono realizzato. Papà si è diventato la prima parte, è un'emozione forte in tuo cuore. Spettava tanto tempo sto momento, ma tengo tutte cose, non voglio niente. E so contenente, ha già voluto sta famettuna in la famiglia. E tengo a te casa più bella, tutte in mamma. Insieme a te mi sento che importante, come si fa nella. Ma se rigno il braccio, figlio mio, mentre chiama l'agno. Un sanno non so io da casa chiuso là. A questo figlio mio non può pazziare, che male dobbiamo fare. Il 17 agosto tu sei nato. Il 17 agosto tu sei nato. O giorno mio più bello che l'è stato. O giorno mio più bello che l'è stato. Sai da mio papà, ti voglio bene. Per te spiega il suo mondo con sti mani. Ha già voluto sta fortuna nella famiglia. E tengo a te casa più bella, tutte mamme. Insieme a te mi sento che importante, come si fa nella. Ma se regni il braccio figlio mio, mentre chiama. A questo figlio mio non
sto pazziando, che male che mi fanno. A papà, questa canzone che ho già scritto per te, ti voglio far capire quanto per me sia importante. Sarai sempre in tuo cuore, papà tuo. Ti giuro, papà, ma niente e nessuno, ma niente e nessuno ti porteranno lontano da me. Ti voglio bene, principe mio. Ci siamo, ci siamo. Allora, il pubblico ha ragione che aspettava questo brano. Sì. Che aspettava questo brano. Questo è il brano, finalmente, bravo, tanto, bravo, tanto atteso. Bravo. Dedicato bravo. Al piccolo Andrea, il figlio di mio cugino Alessio, cui mando un bacione a lui e tutta la sua famiglia, a Carola e a tutti quanti. Un bacio anche a Alfredo Canali. Ciao, salutiamo un bacio. Tutta Siracusa. Allora, io voglio fare l'ultimo saluto alla pizzeria, panineria, mio fratello Nicolas e mio cugino Chicco. Il posto giusto. Un bacio. È grazie stato a te un enorme che piacere, ci ha dato questo anche piacere. Per noi. Grazie anche per l'invito, noi. Ragazzi, siete per stati noi. Veramente meravigliosi. Grazie soprattutto a questa emittente, Bella, Bella TV, l'unica emittente, come diceva Gianni, oggi in Sicilia. Una realtà. Una realtà. Una realtà. Grazie, grazie a tutti, Davide, grazie a voi. Davide, grazie. Aspettiamo per una grazie. Prossima puntata. Grazie, grazie, ciao, grazie. Grazie. E allora il tempo vola, il tempo stringe. Tempo vola. È l'ora di far ritornare lui, Gianni Vezzosi. Adossà. Addosta, lo perdiamo. Maestro Vezzosi, dove sei? Maestro. E va bene. Andiamo avanti con un brano tuo. Vogliamo andare con un brano tuo? Va bene, dai. Facciamo andare a Franco. Dov'è? Qua. Gianni. Eccolo qua. Benissimo. Bella canzone. Bella. Bravo, è stato. Che si bravo. Fa? Con cosa telefonate? No. Anche perché siamo. No, telefonate chiusura. Niente. Purtroppo siamo già. Ospiti, niente, basta. Beh, che ci facciamo? Ci delizierai tu. Mamma mia, con questo mega bomba. Brano. Gianni Vezzosi. Bravo Gianni. Anche questa sera sono solo a casa. Lei è già partita, ma tra noi finita. Vi ritorno insieme a me, cadendo in vietto una voglia e fammi ricordare. È una situazione un po' particolare, sì che lo capisco, ma sto malo stesso. Io voglio stare insieme a te, perché solo cadendo sto cuore vai a tremare. Sei una bomba di sesso, sesso sì, ogni tuo movimento va a morire. Ma non voglio fare gira attorno a me, mi gira tutto, tu sei parte di me ma non capisci, e malisco nel giorno dopo questo vediamo, sei una bomba di sesso. Sei una bomba di sesso. Vieni qui che fai, dammi la tua mano, ogni tuo sorriso mi giurma l'amore. Stringiti più forte a me, fammi sentire tremasso da una vita a me. Sento il tuo respiro sopra la mia pelle, lacrime d'amore, dolce sul sapore. Giuro non ci faccio più, io ti voglio spogliarmi ancora perché. Sei una bomba di sesso, sesso sì, ogni tuo movimento fa morire. Ma mi voglio far male insieme a te, perché tu sei l'amore e la passione del cuore. L'universo a gira attorno a me, mi gira tutto.
poi è stata una rivelazione questo brano, dove sono i miei compagni, i miei amici, i miei... Bravo, 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 una bomba, una io, bomba. Io voglio sentire quella canzone, lui ci concederà sicuramente 2-3 minuti in più, va bene. Ma io la voglio sentire, va bene, va bene? E se dici che la vuole sentire? Ok, andiamo Sonny, facciamo quel brano che ti avevo messo in scaletta, un paio di minuti lo facciamo, salutiamo tutti, abbiamo altri due brani. Ah, ok, benissimo, andiamo, andiamo col brano di Merola. Vai. Non ne guardasti mai, so sporca da fatica, non ho guardato vestito e vecchio saccio già, ma guarda che sti lacrime so che le nanna fa. Questo tavoriello è tuo brillante ora, non mi conosce più, non mi conosce più, mi hai fatto solo chiangere. Amore te bella, buono Muriella, come me. Dindasto malo suo, mi cercava via, e io ti cercavo bene come una carità, ma è cara da se scordano, non bene non ho fa. Ancora, ma non fa niente a giro, amore te bello, vano Muriella, come me. Grazie, 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 grazie maestro, grazie, grazie a tutti. Chiamo i miei compagni di avventura per i saluti. Ancora ci sono brani? Ok, benissimo. Uno? Uno Andrea. Andrea, eccoci qua. Scusate ma c'è un po' di, allora, di premura. No, io non sono entrato perché ti ho fatto prendere gli applausi doverosi, che era giusto. Grazie Andrea, grazie, grazie. So che ha fatto piacere a mio padre che... Allora io devo fare dei saluti per forza perché sennò mi linciano. Allora devo salutare l'amico mio Nimmi, il mio parrucchiere. Devo salutare l'amico Sebastiano Toro. Ciao Sebastiano. Sebastiano, un bacio. Ciao. Gianni Cavallaro, Marco Cavallaro e poi tutti gli amici che ti stanno seguendo al momento. Il brano, il Gustavaro di un caffè e poi facciamo i saluti finali. Vamos! Quando è finita tra di noi, ti vedo dappertutto, non lo sai.
ogni luogo ci stai tu. Da questa mente non vuoi andare via, non ritrovo più il sorriso. E ripenso a quelle volte che, quando in faccia mi guardavi, con gli occhi mi parlavi. Lo capisco solo adesso, caro, me voleva più. Ti sei già scordato di me. E ti incontro per la strada, tra la gente e nei mercati, come un pazzo scatenato, ma io di gelosia. La tua mano nella sua, non lo posso sopportare. Ed invece per amore ho combattuto, tu ti sai. Cerca un negozio di minuti per portare indietro il tempo, mentre intanto sto affogando il gusto amaro di un caffè. Regali io d'aggi ho fatto, roba che ormai hai buttato via. So sicuramente che felice tu sarai, ma non dimenticare, tanta mia sei stata tu. Tanti auguri, buona vita, buona vita. Spero che ti sposerai. E ti incontro per la strada, muoio io di gelosia. La tua mano nella sua, non lo posso sopportare. Tu gli dedichi canzoni, ma non sa che erano mie. Mi dicevano i miei cari, figlio mio lascia stare. Ed invece per amore ho combattuto, tu ti sai. Cerca un negozio di minuti per portare indietro il tempo, mentre intanto sto affogando il gusto amaro di un caffè. Cerca un negozio di minuti per portare indietro il tempo, mentre intanto sto affogando il gusto amaro di un caffè. Dopo tanto tempo qui su Bella TV, e che dire, siamo agli sgoccioli. Un saluto anche ai miei cari suoceri, quali mando un bacione, grazie. Bravo. Questo brano scritto da me qualche anno fa e l'ho voluto riproporre perché sono sempre affezionato. E io sono tra due cantautori, il maestro Gianni, Andrea, mi metto tra due cantautori. Sì. grazie. Beh, dobbiamo salutare. Sì, purtroppo sì, devo dire sì. Tanto voglio dire, lui dice ci sarà la replica. Sì. Lunedì c'è la replica. Giovedì ci sarà l'altra puntata. L'altra puntata. No, ci sarà l'altra puntata. Giovedì, come dice la sigla. Con tanti ospiti, con tantissime sorprese. Quindi dobbiamo ringraziare. Dobbiamo ringraziare sempre gli sponsor. Dobbiamo ringraziare l'emittente che ci mette in condizione di poter fare. Okay. Ringraziamo il direttore Franco Spartano. Ringraziamo Sonia, Antonella, la Milani. Scusami Andrea, devo dire la Sardina. La terza volta che entro in questo studio e mi sento a casa mia. Sono meraviglioso. Te l'ho detto. Sono meraviglioso. Abbassano la buffigidera.
Sony capisce quello che ma manda i salini, mi manda. Senti, ma senti, anch'io vi ringrazio comunque per avermi scelto per la vostra prima puntata. E non c'era modo migliore, Gianni, non c'era modo migliore di aprire senza offese per tutti gli altri ospiti che verranno alla grande in seguito. Voglio dire. Io voglio dire solo una cosa, abbiamo pochi minuti, io lo dico adesso che abbiamo finito. Lo voglio dire apertamente che Franco Accardi si prenderà cura di Gianni Pezzosi a 360 gradi. Lui è diventato, insieme a mio amante, il mio nuovo manager per tutto il mondo. È un onore. È quindi, lui curerà l'immagine, l'immagine, la discografia, un po' tutto di Gianni Pezzosi. Insieme a Carmelo Amante, salutiamo ovviamente, anche ovviamente, lui dietro ciao, le quinte. Melo. Che saluta, ciao Meluccio. E un grosso bacio a Iacono, Salvo Iacono, che okay. È lui mantiene tutto il Facebook, anzi, tutta questa okay. Situazione. Anche dopo io vi mando un bacio circolare a tutti quanti voi, che siete grandi, che ve lo dica fare. Però la differenza è una, che no, non lo posso dire, Alberto Sordi lo poteva dire. Un bacio a Gianni Pezzosi, a tutti quanti voi. Grazie, grande, grande, grazie. Grazie da Viaggiando nella Musica, buonanotte, giovedì prossimo, buonanotte, replica lunedì, un bacio. Buonanotte.